Amami, anima mia, e non scordarti di me. Ti amo quanto si può amare. Ti abbraccio come unica causa vivendi. Ti ripeto che io ti amo quanto si può amare in questa vita e che ogni giorno ti sospiro. I miei occhi sono in uno stato infelicissimo. Non lasciar mai di scrivermi. Tu non mi abbandonerai mai, né ti raffredderai nell'amarmi. Qualunque partito tu pigli, disporrai le cose in modo che noi viviamo l'un per l'altro, o almeno io per te, solo e ultima mia speranza. Ti stringo al cuore che sarà eternamente tuo. Torno a raccomandarti di non mettere ostacoli all'indicibile e tanto sospirato bene della nostra unione, che deve essere eterna, perché io non sono per lasciarti partire solo mai più. Tu, solo unica, non compensabile cosa al mondo, rendi possibile ai miei occhi il vivere che naturalmente mi rimane. O Ranieri mio, quando ti recupererò? Finché non avrò ottenuto questo immenso bene, starò tremando che la cosa non possa essere vera. Addio, anima mia, con tutte le forze del mio spirito. Non ti stancare mai di amarmi. Ogni giorno che passo senza di te mi si fa sempre più insopportabile. Ti stringo forte al cuore e ti bacio mille volte. Ranieri, Ranieri, ricordati per la memoria del tempo passato insieme che io voglio per Dio ribaciarti prima di morire. Addio! Mi dici che presto dobbiamo riunirci per sempre. Ben sai che in questo pensiero è il mio pane quotidiano. Non hai bisogno che io ti dica che dovunque e in qualunque modo tu vorrai io sarò teco. La mia risoluzione è presa già da tempo. Quello di non dividermi mai più da te. Ogni giorno divengo più infelice della tua lontananza. Ti sospiro sempre, come il Messia. Tutto il giorno ti chiamo. Non posso vivere senza di te. Mi ha preso una impazienza morbosa di rivederti e mi par certo che se tardi un poco, io morrò di malinconia. Prima di averti riveduto. Le sue lettere, sorta di lampi che toccano le corde più alte dell'amicizia e del bene per l'altro, sono brevissime perché gli occhi ammalati non gli permettono di dilungarsi ed hanno sempre, come ci ricorda di Cristo, un'intonazione dolorosa, tanto che il Ranieri, una volta riconciliato col re, è deciso di andare a riprendersi l'amico e condurlo a Napoli. Così riparte il 9 aprile del 1833 e a Roma e riceve ancora una lettera drammatica da Firenze in cui il poeta chiede: Dio mi conceda di rivederti prima che io muoia, che ormai mi pare appena probabile.
Non per colpa tua, certamente. Addio, addio molto invocato, addio con tutto il cuore. Ranieri riparte subito, ritrova l'amico a Firenze, nel solito stato penoso, aggravato dalla rigidità del clima del luogo. Si rimette al suo triste apostolato e chiama i soliti medici per metterlo in condizioni che possa affrontare il viaggio per raggiungere Napoli, per venire a Torre del Greco, stasera, tra noi, qui, sull'arida scheda del formidabile monte. Auguri, signor Conte, pregiatissimo signor Conte, Giacomino, auguri.